Il Presidente della Repubblica a Roma ha reso omaggio al monumento ai caduti sul lavoro, presente il neo ministro Giovannini che apre a possibili modifiche della riforma Fornero. Simona Sala. Primo maggio diverso, non solo festa dei lavoratori. Primo maggio con l'amaro segno di pesanti condizioni economiche. Lo scrive il Capo dello Stato che chiede a tutti impegno concreto per risolvere l'emergenza lavoro. Lavoro che non c'è, è a rischio o precario. Così è il Presidente a dettare il tono di questo primo maggio e le forze politiche sindacali rispondono. Napolitano, che da sempre ha fatto sua la battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro, parte da un omaggio, la corona d'alloro al monumento da lui inaugurato nel 2008 sotto il palazzo dell'INAIL a chi sul lavoro ha perso la vita. Non bisogna abbassare la guardia, dice, e occorre arginare il dramma della disoccupazione, in particolare giovanile. Dare risposta al messaggio è un nostro dovere politico e morale, tanto che Napolitano ricorda di aver accettato un secondo mandato per senso del dovere rispetto alla grave situazione del paese. Serviva a sbloccare la formazione di un governo, scrive, e ora tutti, forze sociali e politiche, maggioranza e opposizioni, devono collaborare per uscire dall'emergenza e rilanciare la crescita. L'unica che può dare lavoro duraturo, dice anche il neo ministro del lavoro Giovannini, presente alla cerimonia, che non esclude modifiche alla legge Fornero. Una riforma che è stata disegnata in modo molto coerente per una economia che cresce, come era l'aspettativa all'epoca, può avere dei problemi invece per una economia in recessione.